direi che per vestiti parlando è il più bello, per vestiti. Poi magari ci sarà Cireale con i carri, ci saranno gli altri, ma per vestiti qua abbiamo una cultura e una tradizione che le sarte iniziano a fare vestiti già da novembre. Antiche e affascinanti tradizioni hanno percorso un lungo cammino prima di divenire il carnevale con i costumi più belli di Sicilia. Stiamo parlando del carnevale di Mister Bianco, uno dei più longevi e belli dell'isola. Proprio i suoi abiti lo rendono unico e gli conferiscono un'identità mostrata con orgoglio. Il celebre carnevale di Mister Bianco, con i suoi costumi più belli di Sicilia, rappresenta un patrimonio inestimabile, riconosciuto non solo a livello regionale, ma anche nazionale e internazionale. È iscritto infatti al REIS, Registro Eredità Immateriali della Sicilia, ed è stato eletto nel Consiglio Direttivo Nazionale di Carnevali d'Italia. Nelle sfilate vengono proposti costumi di notevole fattura, capolavori realizzati a mano, grazie a mesi di lavoro, minuziosa ricerca, attenzione ai dettagli e tanta fantasia. Storie e allegorie prendono vita tra merletti intrecciati a stoffe colorate e pregiate. Si tratta di vere e proprie opere d'arte, che possono arrivare a pesare anche oltre 40 kg e alcune delle quali sono custodite e si possono ammirare al Museo Permanente dei Costumi Più Belli di Sicilia. Il carnevale di Mister Bianco, con i suoi costumi più belli di Sicilia, di importanza storica e soprattutto di grande bellezza, è giunto in Costa Azzurra, a Hong Kong, in Arabia Saudita e in Tunisia. Sono tantissimi i visitatori che ogni anno giungono nella cittadina del Catanese da ogni parte della Sicilia e non solo, per ammirare questa grandiosa festa in maschera e tutta l'arte, la passione, la creatività e lo splendore dei suoi costumi. Costume? Navi da crociera per Venezia. Chi l'ha realizzato? Un po' le mie amiche, io, la sarta, è stato un lavoro di gruppo. Quanto tempo ci avete impiegato? Circa un mesetto e mezzo. Con l'aiuto del costumista Vincenzo Vitale e mia zia. C'è tanto lavoro, tanta programmazione? All'incirca due mesi belli pieni, due mesi e mezzo, però lo facciamo con passione, è una tradizione, quindi si fa con piacevolezza. Una tradizione che coinvolge anche tanti giovani, abbiamo visto. Sì, assolutamente, è una tradizione che fondamentalmente non si è fermata e continua anche tra i più piccoli. Questo costume si chiama Le Amanti di Casanova e, come si può vedere, visto il tema che richiama naturalmente Venezia, le veneziane. Noi abbiamo i nostri mariti a casa, giustamente ci nascondiamo dietro le veneziane per ammirare il nostro Casanova che abbiamo qui. Complimenti, da tanti anni partecipa al carnevale? Sì, ormai storico, diciamo, possiamo dire. Ogni anno un abito diverso. Yes. L'anno scorso eravamo vestiti da regina Elisabetta, quest'anno abbiamo deciso di fare un vestito di qualcuno che già non c'era più, per evitare di portare sfortuna. Tanto divertimento, tanta allegria per il carnevale a Mister Bianco. È una tradizione che c'è da tanti anni, che si tramanda da generazione in generazione, quindi secondo me è un qualcosa da tramandare alle altre generazioni, perché è un qualcosa di sano, di costruttivo, ci si diverte. Si fanno cose belle, si sta insieme, si comunica, si coordina, si fanno tante belle cose. È uno dei carnevali più belli di Sicilia? Io direi che per vestiti parlando è il più bello, per vestiti. Poi magari ci sarà Cireale con i carri, ci saranno gli altri, ma per vestiti qua abbiamo una cultura e una tradizione che le sarte iniziano a fare vestiti già da novembre.
già da dicembre a Natale, in mezzo ai panettoni, all'albero di Natale, c'è chi cuce, chi tesse, chi fa gli abiti, chi prepara i copricapi, eccetera eccetera. Quindi coinvolge tutti? Sì, dai grandi ai piccoli. Grazie. Il tema di questo costume? Marco Polo, però il tema è Venezia. Venezia. Buon divertimento. Grazie.